un collective, voce e suono a tutto ciò che ci circonda. Io, da parte mia, canto quello che l'architettura dell'anima suggerisce alla mia voce. Il blues è il sale con cui ho condito il mio percorso musicale, ma il sale è un ingrediente da solo e se usato in eccesso può risultare pericoloso. Con Sacromad ho potuto tirar fuori dal frigo della mia esistenza tutti gli ingredienti raccolti in questi anni. Siamo sotto il mainstream, sopra l'underground. Siamo l'overground blues. The Hider and the Seeker, il nostro primo singolo, è solo una delle tante interferenze sonore. Racconta di come due corpi possano cercarsi senza mai trovarsi e di come il vento del desiderio possa trasformarsi nell'unica potenziale divinità laica a cui rivolgersi. Ma è solo un capitolo della nostra ballata contemporanea, suonata per intero nel nuovo album in uscita ad aprile. Ma aggiungerei che la sostenibilità di ogni tipo è il messaggio subliminale conficcato sotto la pelle della nostra musica. È una specie di suite musicale dentro alla quale si muove la narrazione stessa. Oltre che il soul, il blues, la roots music, il rock, il pop, il rhythm and blues, shakerati assieme ai suoni delle contraddizioni contemporanee. Stiamo cercando di spostare l'attenzione fuori dal recinto. Il videoclip, un esperimento visual in un formato smartphone, un cercare cosa c'è fuori da quelle inquadrature, così strette, a tratti soffocanti ed obbligate. Sacromad è una produzione labilia assieme a Franz Piombino, Alex Fiorucci e Riccardo Fiorucci. Cinque musicisti, cinque modi di vedere e sentire la musica, ma tutti proiettati al raggiungimento di una performance, di un album e di un pensiero, sbobinati in un unico movimento musicale. Si prende fiato all'inizio e si espira tutto fuori lentamente, come nella vita. Buona visione e buon ascolto.